da una parte auto da tempo in grossi misturi, più Santoni per un bebè in arrivo, ci dicono, dall'altra assenti Tazzi Bavia, Tommassoni, Sebastiani, ad ambedue le formazioni sono squalificati i tecnici Amadori e Nicolini, ma in campo vige lo spettacolo, la temperatura si accende non poco nonostante il freddo del giorno prima che ha ricoperto l'alta Valmarecchia di neve, sconto di alta classifica, chi vince si avvicina al primato o addirittura può sognare di essere la nuova capolista, chi perde rimane attaccato a uno dei vagoni che rincorre da tempo la prima fila dopo essere stato lì per qualche settimana per poi trovarsi scavalcato e non più in classe A. La gara inizia con questo colpo di testa Manfroni fuori misura. Gli ospiti invece rispondono a questa azione che vede Brisigotti aprire per Pagnini che duetta con Ottaviani, più di quest'ultimo con Montani che tantini due tempi. La sfera, lo stesso portiere, è chiamato a sbalanciare un traversone velenoso proveniente dalla sinistra, poi successivamente raccolto dalla destra ad opera di Brisigotti con una nuova deviazione in corner, sempre dell'attento Montagna. Perde palla però il capitano Succi, gran botta di Cevoli di prima intenzione con Montagna che si distende deviando in corner, ma il preludio a gol dalla bandierina, il Morciano passa attraverso al centro, pallone raccolto da Brilli, botta toccata in area da un difensore del Poggio, alias Sapracucci, con la mano il replay ci mostra il tocco evidente del difensore in maglia numero 2 e il conseguente penalty assegnato dal direttore di gara. Dagli 11 metri si presenta Ottaviani che spiazza Montagna e fa 1-0 per gli ospiti. È immediata la risposta del Poggio, arriva direttamente da calcio d'angolo con questo colpo di testa di Dente che si stampa sul legno alto della porta, ma il Morciano sfrutta nei migliori dei modi le leggerezze avversarie, gli spazi aperti, Pagnini apre per Ottaviani, discesa sulla sinistra, finalizzata nei migliori dei modi dalla corrente Brilli per il 2-0 biancorosso. Ottaviani in chiusura da calcio piazzato sporca i guantoni a Montagna, mentre sul versante opposto recrimini locali, qui Ubaldi arriva in corsa su Magnani e con un fermo immagine a nostra disposizione pare che la gamba del terzino incroci quella dell'attaccante, l'arbitro lascia proseguire ma i dirigenti si faranno sentire. Primo tempo divertente, affretta perfino il pallone di riprendere a correre, in effetti le emozioni non mancheranno, da corner c'è la spinta di Bengivenga su Cabori, anche in questo caso il replay ci aiuta e dagli 11 metri si presenta lo stesso Cabori riaprendo i giochi, spiazzando anche in questo caso il portiere. Il Morciano però gioca di fino, Pagnini allarga per Brisigotti, numero 10 a spazio e campo, appoggia per Cevoli che fa la cosa più difficile, scattare il portiere, ma non quella più facile, salvataggio sulla linea prodigioso della difesa di casa. Questa volta sono gli ospiti ad aprirsi, Magnani riceve palla, appoggia l'indietro dove trova Succi, il capitano fa tutto bene tranne la conclusione finale. Il Morciano ringrazia e Brisigotti, abile maestro della scuola astuzia, batte in fretta un calcio di piazzato depositando a Cevoli il pallone del 3-1 per Montagna, in questo caso nulla da fare. L'Atletico vola a questo punto con il proprio falco come da logo ufficiale, ma Cabori di testa mette a lato, mentre il solito Brisigotti fa ammattire tutti aprendo per Cevoli traversone al centro e involontaria e sfortunata la deviazione nella propria porta ad opera di Campanella per l'1-4. Giochi finiti, non ditelo neppure per scherzo, corner corto, pallone di testa fuori d'un nulla e sul versante opposto Brisigotti appoggia per Ottaviani, conclusione di quest'ultimo con Montagna che chiude lo specchio poi sulla ribattuta Molfetta tira in bocca all'estremo di casa. Altra trama di bel gioco, Magnani d'esterno fa il lavoro sporco, si gira, appoggia per Cabori, il maometto della Valmarecchia elettrizza la difesa ospite e incanta Tenti che rimane a guardare il pallone che infila il portiere Gabellini 2-4. Il Morciano però non rimane a guardare, Brisigotti centra il legno direttamente dal calcio piazzato mentre nel finale il nuovo entrato Rotondi d'astuzia appena sente toccare il pantaloncino si lascia andare, ma qui Pagliarani non è certamente esule da colpe, dal discreto Rotondi firma il definitivo 5-2. Prima categoria? No, semplicemente calcio champagne. Applausi ad entrambe le formazioni, noi ci siamo divertiti e nell'epoca dei social mettiamo un bel mi piace a questa gara.